Eccoci con i tre uomini di casa Provvedi. Cominciamo da uno degli artefici di questa grande impresa, coach Riccardo. Stiamo commentando una grandissima partita, una vittoria per 3-0, una risposta a tutti quelli che ancora una volta volevano per morta questa Monini dopo una gara 3 giocata al di sotto delle aspettative, ancora una volta invece devono ricredersi. Sì, penso che questa sera la partita doveva essere una risposta caratteriale a questo momento di difficoltà, come ce ne sono stati altri durante la stagione. Era una partita dove non potevamo mentire, nel senso che venivamo da due sconfitte, e quindi o era nera o era bianca. Se la squadra ha un carattere, avrebbe dovuto vincere questa sera. Io credo che l'abbia dimostrato, si è vista la rabbia che avevamo dentro, perché gara 3 non l'abbiamo giocata. C'erano condizioni oggettivamente difficili, però tutti noi ci aspettavamo di giocare una buona partita come queste altre, invece giù non siamo riusciti, e questa sera abbiamo dato una grande risposta sia dal punto di vista agonistico e di volontà, perché poi abbiamo rincorso in tutti e tre i set, ma anche tecnico-tattico. Secondo me abbiamo giocato bene, una buona gara. Ecco, la sensazione è stata che la squadra sia partita magari un pochino contratta nel primo set, ma che dopo averlo svoltato a proprio favore si sia in qualche modo sciolta e abbia cominciato a giocare consapevole dei propri mezzi. Non so se anche te dalla panchina hai avuto questo tipo di sensazione. Sì, io anche se abbiamo sempre in corso ho avuto sempre la sensazione che la squadra fosse in partita. Magari siamo partiti indietro, ma insomma c'è anche un avversario che gioca e ci hanno messo pressione, come sapevamo, e quindi ci sta che si possa avere una fase del set in cui si è dietro. Però la sensazione era buona, la squadra lottava su ogni pallone, aveva chiarezza delle scelte tattiche da fare, delle situazioni tecniche, quindi ho attinto poco anche alla panchina, perché alla fine mi sembrava che insomma stessimo bene dentro il match, e siamo stati bravi anche a chiuderlo questa volta, no? Perché credo che anche gara 2 si fosse giocata una grandissima partita, poi dopo, non chiudendo l'ultimo pallone, è finita 3-2 per loro, ma la prestazione fin lì penso che non fosse stata inferiore a quella di stasera. Ancora una volta bisognerà riazzerare tutto, resettare la mente, recuperare le energie, perché c'è ancora una partita da giocare, questa volta veramente l'ultima. La Monini la giocherà a Castellana Grotte, dove ha già dimostrato di poter vincere. Sarà una battaglia e crediamo che questa squadra sia pronta a lottare davvero. Sì, gara 5 è la chiusura di una stagione lunghissima, molto bella, e è la 41esima partita che giochiamo tra Coppa e Campionato. E noi diciamo che questa sera ci tenevamo a un successo anche per salutare degnamente il nostro pubblico e coronare questa stagione. Adesso è chiaro che la gara 5 è la posta in palio altissima, quindi io non penso che sarà un grande problema il recupero fisico o delle energie nervose. È una partita dove loro partono favoriti perché hanno il fattore campo, siamo consapevoli, andremo giù con la coscienza di sapere che abbiamo fatto molto bene e proveremo ancora a fare un altro miracolo. Una domanda ora d'obbligo a Edo e Vittorio, a cui vogliamo chiedere qual è la squadra più forte che avete visto quest'anno in questo palazzetto, e attenzione a come rispondete. Edo: la Monini. Vitto: qual è la squadra più forte che hai visto quest'anno giocare in questo palazzetto? La Monini. Idee chiare per Edo e Vitto. Grazie mille a coach Provvedi, l'appuntamento è per gara 5. Grazie.